Stadio Comunale Mario Matteini di Terranova Bracciolini, anticipo della 10ª giornata del girone E del campionato nazionale dilettanti di Serie D, di fronte Terranova Traiana e Siena. Bianconeri ospiti, secondi della classe a quota 18 punti, 5 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta, attardati di 8 lunghezze. Rispetto ai bianconeri, il Terranova Traiana che di punti ne ha 10, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Arbitra Daniele Aronne di Roma 1, per la Magna di Carrara e Pelotti di Bologna sono gli assistenti. Inizia adesso il match, Barbieri il tecnico che sostituisce lo squalificato Magrini. Libera in qualche modo la retroguardia bianconera, ancora Privitera che la rimette, Sacconi a rimorchio, va Petrioli, il diagonale Petrioli, la palla che sorvola la traversa. Al minuto numero 15 Iaionese che prova ad andare, poi la corrente Marini, Marini la controlla, Iaionese, rete, rete, segna sempre Cristian Iaionese al minuto numero 25, il Terranuova è in vantaggio. Numero 28 nel corso del primo tempo, il break da parte del Siena, prova ad andare alla formazione bianconera, la conclusione, la sventagliata sul fondo verso Marini che riesce a mantenerla in campo, Marini che elude il diretto avversario, va sul fondo, si accentra con il destro, Marini che carica il destro, la sfera che gira, Giusti che interviene. Secondo tempo di Terranova Traiana Siena, Bianco Rossi avanti per un gol con Petrioli che mette in movimento Marini, ancora Petrioli fra le linee, va sul fondo, Petrioli la rimette, Iaionese! E 2-0 Terranuova, 34 secondi sul cronometro, il Terranuova raddoppia con Cristian Iaionese, segna sempre Iaionese, Terranuova 2, Siena 0. Alla meglio la compagine valdarnese, il lancio lungo di Marini. Di testa l'intervento di Cavallari e poi Iaionese che lotta con la sfera, l'arpiona, supera due avversari, ancora Iaionese, Sacconi, Petrioli, gioca bene il Terranuova, altro che Petrioli la rimette sul primo palo, Giusti e attento. Il break da parte della formazione bianconera, la conclusione, Privitera è attento al minuto numero 16. E andiamo ad ampie falcate verso la seconda, verso la metà della seconda frazione di gioco, in area Privitera con le mani, Iaionese, una mano clamorosa, incredibile, da parte di Biancon. Prova ad andare il Siena, Privitera che cerca di strattonare in qualche modo Masini, la palla rimessa a centro area, attenzione, formazione bianconera, palla sul fondo. Sull'out di destra va Masini, sventagliata in area di rigore, Grieco che la spizza, la palla che resta viva, fallo Terranuova. Non c'è più tempo, non c'è più tempo, è game over al Matteini. Terranuova Traiana batte Siena 2-0, la doppietta di Cristian Iaionese al 25esimo del primo tempo e dopo 34 secondi della ripresa decide questo anticipo della 10ª, la terza vittoria stagionale del Terranuova, tutti e tre alla Matteini, surclassato il Siena, non ci sono scusanti, vittoria ampiamente meritata da parte della formazione di Begattini che batte il Siena 2-0. Sinceramente penso lo sia, perché comunque sì, abbiamo fatto una partita importante, abbiamo concesso poco a una squadra veramente forte, però ecco, i ragazzi l'abbiamo preparata bene durante la settimana perché si veniva da una partita persa in maniera un po' rocambolesca e quindi oggi si voleva provare a fare risultato, consapevoli della squadra che si affrontava, squadra che abbiamo visto anche l'anno scorso la loro forza, non è che si sta a spiegare la forza di Siena, però ragazzi hanno avuto l'atteggiamento che si era richiesto.
Bravelli, ok Siena, è una gara dove Terranova, diciamo, non è stata una difficoltà. Sì, ora, di non è mai stata una difficoltà, si esagera, si passa a presuntuoso, diciamo che è una gara in cui abbiamo concesso pochissimo, sapevamo bene o male quelle erano le caratteristiche dell'avversario, e abbiamo cambiato anche un po' qualcosa rispetto al solito, però abbiamo concesso poco e siamo stati molto bene in campo, ecco, e poi quando abbiamo l'occasione, penso anche in maniera molto lineare, di far gol anche 2-0, insomma, non ce la siamo fatti scappare. Mister, cos'è che la rende più felice di questa vittoria per Federica? La doppietta magari di un giovane classe 2006, la prestazione generale? La cosa che mi rende più felice è che oggi si è recuperato due giocatori, che Saitta e Mannella, noi non siamo avuti, sono fatti mai in amichevole, non siamo avuti, per noi perde per 10 giornali Saitta e Mannella, i sostituti a Terranova non possono essere gli stessi. E quindi mi rende felice questo, e mi rende felice non aver preso gol e avendo concesso veramente poco, perché se no noi comunque sia sera molto compatti, diciamo, si faceva una buona fase difensiva, nelle ultime due trasferte avevamo preso una settimana, si era preso 8 gol, quindi questa cosa ci dava noia, e prima che insomma questa cosa diventasse una patologia, sono contento, oggi è successo senza reti. Mister, Francesco Benincasa, la Gazzetta di Siena, ecco, se questo è il suo Terranova, no? Che ha affrontato questo Siena qua oggi, dove può arrivare questa squadra? No, la Terranova non può arrivare, Terranova può provare partita in partita a vedere se può stare in questa categoria, perché ora non per, ma noi ieri si è fatti il primo allenamento di giorno, cioè giovedì sera siamo allenati un quarto alle 7, perché c'è stato il problema dell'autostrada. Si sembrava, con tutto il rispetto, invece una squadra di Serie D a preparare una partita, sembrava una squadra forse di prima categoria, e quindi non si deve pensare a dove può arrivare. Quello che mi rende orgoglioso è che appena si rimette dentro i giocatori che hanno costruito il Terranova l'anno scorso, hanno fatto le imprese che abbiamo fatto, si vede l'anima della squadra. Cioè, oggi si dava l'impressione di non essere mai in pericolo, comunque di non subire mai rete, ecco, questa è stata la cosa più importante. Poi mi piace avere questo entusiasmo, mi piace che si possa pensare domenica ad andare a Seravezza e fare la nostra partita senza avere nulla da perdere, perché se noi oggi giustamente si faceva la seconda sconfitta di fila perdendo il Siena, penso sia stata una cosa logica. Ecco, un'altra battuta, lei, insomma, Terranova è la squadra che forse con il Siena è quella che ha fatto i risultati migliori, un pareggio, una sconfitta, una vittoria, comunque sia è uno score buono rispetto alle tante vittorie che ha fatto il Siena. Ci mancherebbe, insomma, discorso, penso sia impossibile che una squadra non perde una partita in campionato, perché tutti dicono l'anno scorso il Siena in eccellenza, era normale vincesse, ma poi 2 o 3 anni fa c'era il Livorno in eccellenza e non ha avuto lo stesso cammino di Siena. Questi non hanno perso una partita l'anno scorso, stanno abbiamo perso solo il Livorno. Se non mi sbaglio ho sentito dire non so quant'è che non perdevano, hanno perso il Livorno, quindi se si toglie la Coppa di San Donato. Quindi siamo orgogliosi, sinceramente, visto il percorso nostro l'anno scorso, anche loro ci mancherebbe, ma visto il percorso nostro, ci sapeva un po' d'amarezza l'anno scorso, giustamente, aver perso e pareggiato, quindi insomma si voleva fortemente provare a vincere. Oggi siamo riusciti e penso sia stata una giornata bellissima per Terranova e tutta Terranova. Cristian Iarinese, che soddisfazione doppietta contro il Siena? Grandissima soddisfazione, bellissima vittoria di squadra, sono molto contento di me stesso, dei compagni, e per me è un momento importante, quindi mi va bene così, insomma. Faccio una domanda, perché tu arrivi dal Figliere, no? Certo. Ecco, qualcuno da fine ti ha richiamato in questi giorni dopo tutti questi gol per capire? No, a parte i complimenti da parte della società, come è giusto che sia, perché comunque sono ancora un giocatore delle Figline, nessuna chiamata mi è stata fatta. Senti, oggi hai fatto 2 gol, tra l'altro 2 gol anche molto simili per come sono andati. 2 azioni importanti anche dei tuoi compagni, quindi insomma sembra ci sia anche il feeling, perché ti hanno messo un porta 2 volte ovviamente. Certo, no, ci stiamo preparando molto bene alle partite, infatti sono molto contento anche degli allenamenti. E poi sì, 2 palle davanti alla porta mi hanno messo, quindi vuol dire che ci siamo arrivati fino in fondo. Senti, che vittoria è questa contro il Siena? Insomma, una vittoria che vi può dare morale, insomma. Certamente, ci può dare morale e sono sicuro che faremo sempre meglio se entriamo in campo con questo atteggiamento. Ti aspettavate tutto così in discesa? Come, scusi? Una partita così?
No, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, poi l'abbiamo gestita molto bene, quindi ci eravamo preparati per fare una partita molto difficile. Poi per fortuna ci è andata bene a noi. Quindi ancora pasticcino, ma lunedì. Ora guardiamo se ce la faccio.